Uno scatto da capolista. Il Football Club sbanca Lanco Marzio, casa dello Stiamare, e a 3 giornate dalla fine si candida per il ruolo di capolista di un girone che in vetta è quanto mai equilibrato. Lo Stiamare recupera Nicoletti, subito in campo dal primo minuto, a fare coppia in avanti con Lupino. Football Club senza Castelli, è Cascione il punto di riferimento offensivo. Avvio equilibrato, Stiamare manovriero, applausi per Galluccio che prova il grandestro al volo, palla sul fondo. Più insidiosa la conclusione tentata dal capitano biancoviola al 16esimo, destro potente che scivola al lato. Buon momento per i padroni di casa, Nicoletti prova la gran giocata in area, Mostarda lo chiude in uscita bassa. Prima iniziativa del Football Club con un calcio di punizione di Fernetti alto sulla traversa al 25esimo. Sul fronte opposto altra punizione insidiosa di Medda che attraversa tutta l'area di rigore. Calci piazzati, arma in più del Football Club, gran destro di Fernetti, applausi per Vallati che si allunga e in tuffo mette in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, mischia in aria, Fernetti mette in mezzo, dove Maccagno, tutto solo sul secondo palo, deve solo appoggiare in rete. Football Club in vantaggio. Immediata la reazione dei padroni di casa. Carosini ha sul destro la palla buona, ma la conclusione è debole, Mostarda controlla a terra. Poi ci prova Medda, destro che scivola sul fondo. E ospite l'ultima conclusione del primo tempo, punizione del solito Fernetti, Vallati blocca in due tempi. Football Club bene in avvio di ripresa, punizione in area, Cascione e Macellari in allungo non riescono a ribadire in rete. Risposta dello Stiamare con Lupino, punizione dal limite, palla sul fondo. Poi al 13esimo, tutti in piedi per applaudire Amici, che servito in area da Antonioli si inventa un pallonetto che supera un sorpreso Vallati. È il raddoppio bellissimo del Football Club. Stiamare che prova a scuotersi, destro di Lupino che scivola sul fondo, poi è Nicoletti che non riesce a ribadire in porta, una conclusione sporca di Lupino. Il football non sta a guardare, Amici prova a concedere il bis, Vallati stavolta è attento e blocca. Col passare dei minuti gli ospiti gestiscono senza soffrire la gara. Albanesi prova a sorprendere Mostarda con un pallonetto alto sulla traversa. Al 33esimo Capitan Galluccio ci prova su punizione, destro potente ma alto. Cambio di fronte, gran destro di Maccagno che sfiora il palo alla sinistra di Vallati. Gara che scivola fine ai minuti di recupero è il 50esimo quando Persia risolve una mischia in area dopo un calcio di punizione di Lupino. E il gol dell'1-2, ma anche l'ultima emozione della gara. Vittoria e primato solitario per il Football Club. Stiamare agguantata al secondo posto dalla nuova Tor Tre Teste, in una corsa al primato che promette ancora scintille.